Quasi 30 milioni di euro che vengono dall'Europa da ridistribuire nel territorio per le aziende abruzzesi? Sì, è un lavoro impegnativo che abbiamo fatto in questi mesi, proprio perché, non avendo risorse proprie della regione, essendo bloccato il, ovviamente il bilancio regionale, le uniche risorse che abbiamo a disposizione sono quelle europee e stiamo ancora parlando della vecchia programmazione, poi interverrà quella nuova, eh, la, la, per intenderci la programmazione che si esaurisce quest'anno, dove c'è purtroppo un buco, una voragine. Ci sono su 616 milioni di euro di FAS e l'Abruzzo finora ne ha impegnati solo 1,8, quindi rischiamo gravemente di consegnare all'Europa questi soldi. Ecco, ci, abbiamo, ci siamo messi al lavoro, intanto abbiamo trovato 4 milioni e mezzo che erano un'economia dei contratti di sviluppo e abbiamo preso una graduatoria che c'era, l'abbiamo fatta scorrere senza fare nuovi bandi, quindi per arrivare il più presto possibile. E 10 aziende dell'abruzzesi del potranno usufruire di questi soldi. Ora queste aziende sono 10, sono 5 di queste sono situate nel territorio marsicano in modo particolare. Lo dico perché questa diciamo, è la smentita formale di quello che si diceva qualche tempo fa, cioè che stare fuori la 107.1C voleva dire stare fuori dai finanziamenti europei. Per fortuna quelli che lo dicevano sbagliavano, come questo mh, mh, evidente dimostra. Adesso. Mh, è una prima iniezione, una prima risposta. Oh, stiamo parlando di aziende che hanno progetti di crescita, eh, che investono, che assumono. Poi eh, oggi, domani io andrò in Valle Peligna per discutere con tutti i protagonisti della Valle Peligna, dello sblocco della parte dei 17 milioni di euro per diciamo, l'area di crisi della Valle Peligna, gli 8 milioni quelli che afferiscono al mio assessorato, quelli sono stati sbloccati. Siamo pronti a fare il bando, mettiamo a disposizione 8 milioni, io l'idea che proporrò domani è di fare due bandi, uno per aziende più piccole, sulla, intorno al de minimis, 200 mila euro, e un altro invece per aziende più grandi. Ci sono anche 14 milioni per i confidi, per l'accesso al credito? E questa è la terza misura, è essenziale, è una vergogna, stavano aspettando da tempo, voi sapete che le piccole imprese abruzzesi, gli artigiani, hanno un problema di, alla, un problema di finanziamento drammatico. Hanno finito, esaurito le risorse, anche le risorse personali che hanno messo in azienda. Ecco, tenere bloccato 14 milioni di euro del FAS per tutti questi anni è stata una cosa veramente demenziale. Siamo riusciti a sbloccarlo. Nella prossima giunta, adesso la misura è qui all'approvazione della tesoreria. Nella prossima giunta, mettiamo 14 milioni nel sistema attraverso i confini, i quali poi hanno la responsabilità, certo, di farli arrivare nel modo più rapido e più diretto possibile agli artigiani. Naturalmente sarà nostra cura verificare che tutto ciò avvenga e anche continuare il dialogo con le organizzazioni e anche con i confidi per valutare insieme se questi strumenti funzionano e come possono eventualmente essere migliorati.